Ciao a tutti ragazzi e ben ritorno sul mio canale. Siamo ritornati ad un altro video sui glitch di Black Ops 3. Dopo tanto tempo ritornano questa tipologia di video. E oggi ragazzi è un video un pochetto più corto perché ho trovato due glitch veramente interessanti e soprattutto molto utili. Iniziamo subito con il primo glitch fattibile sulla mappa Splash. Come potete vedere si entra in questa specie di casello delle giostre, possiamo dire, e ci permetterà anche qui di sparare ai nemici e quindi di essere invisibile. Ma andiamo a vedere come si fa ragazzi. Sta veramente molto facile, basta fare questo salto su questa piccola barriera che abbiamo davanti. Ovviamente non puoi mai riuscire al primo colpo, ma basta veramente una buona coordinazione che ci permetterà di entrare dentro questa piccola barriera e ci permetterà, come ho detto prima, di uccidere i nemici rimanendo all'oscurità di essi. Ragazzi è fattibile invece sulla mappa Aquarium, ovvero una delle poche mappe standard disponibili in Black Ops 3. Come potete vedere veramente un glitch abbastanza bastardo, perché veramente grazie allo sfruttamento di questo, si può chiamare glitch, del salto reverso, ci permetterà di andarci a glitchare dentro questo piccolo box. Ovviamente voi direte: ma così mi possono sparare lo stesso? Abbassandoci dentro questo box diventeremo invisibili ai nemici e nello stesso tempo potremmo anche spararli, poiché i compli passano attraverso questo scatolo, e potremmo comunque ucciderli sempre a discapito loro. Questo più che altro si può ritenere come una specie di god mod. Se i nemici proveranno a spararmi, i danni non vi arriveranno e quindi sarete invincibili. Per questo video è tutto ragazzi, come sempre vi invito a lasciare un mi piace, a condividere il video, qui iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti. Qui da Voce di Duce è tutto, bella ragazzi.